Proviamo a capire che cosa è successo ieri all'acquedotto del Ruzzo. In un periodo straordinario, straordinario in termini di caldo e di consumi, ma straordinario anche in termini di presenza turistica sul nostro territorio, e ricordiamo due informazioni per tutte: le nostre sorgenti, come le altre sorgenti dei comuni vicini, sono diminuite solo quest'anno del 20% e i consumi sono aumentati del 15%. In questo contesto così severo, ieri c'è stata la concomitanza e la sfortuna di due rotture, non previste, non prevedibili. Si è rotto un grandissimo tubo chiamato adduttrice di 1 metro di diametro che porta l'acqua da Castellalto verso l'interno fino a tutti i comuni della Vibrata e contemporaneamente, dopo poche ore, si è rotta anche una grossa pompa che aiuta la nostra rete a distribuire meglio quest'acqua con le giuste pressioni. La concomitanza di questi due eventi straordinari hanno impegnato la struttura dell'acquedotto per oltre 18 ore su 3 turni. Io sono convinto che qualunque altra attività avessimo potuto organizzare non avremmo avuto risultati migliori. Le nostre squadre hanno lavorato in continuità, hanno riparato immediatamente la prima delle due rotture già la mattina presto, intorno a mezzogiorno, e hanno rimesso in pressione una rete di decine di chilometri con diametri importanti, con decine e decine di serbatoi che nel frattempo avevano svolto correttamente il loro ruolo, non facendo percepire alla popolazione il disagio della carenza idrica. La seconda rottura è chiaro che ha messo in ginocchio la rete acquedottistica del Ruzzo e quindi non ha consentito nei tempi sperati, cioè in serata, il recupero delle decine di serbatoi sparsi in tutte queste decine di chilometri di questi comuni che da Castellalto arrivano fino a Nereto, Sant'Egidio, Ancarano, quindi alla parte estrema della Vibrata. Le previsioni erano di recuperare in serata quando i consumi naturalmente diminuiscono perché le persone si riposano, vanno a dormire, ma una rete così vasta, di queste dimensioni, che aveva subito purtroppo due eventi straordinari, non ce l'ha fatta in una notte a recuperare bene, quindi i serbatoi si sono riempiti, ma non si sono riempiti in maniera sufficiente da assorbire l'onda d'urto dei consumi mattutini, che è un'onda d'urto straordinaria che deve essere aiutata necessariamente da questi accumuli. E quindi questa mattina alle 6 sono partiti già i primi viaggi di autobotti per compensare purtroppo i disagi che si sono creati in queste zone. Il gestore sarà sempre più attento e sempre più presente in questi territori, cercando di sopperire eventuali eventi straordinari con un'organizzazione che ci ha visto ieri e ci vedrà oggi vicino ai cittadini e agli amministratori.